con l'AIMA SDR il mini USB che ha sostituito il Pluto. Vediamo il primo stadio di amplificazione dei 144 come software SDR console. Adesso andremo in trasmissione in banda laterale e andremo a vedere la potenza. Il microfono è acceso, quindi quello che vedete è la mia voce. Bene, ora andremo a trasmettere. Fondo scala dello strumento è mezzo watt. Hola. 250 300 milliwatt sul fischio in banda laterale, pilotando il Lime con l'SDR3 console e con un piccolo stadio di amplificazione, il primo. Poi qui ci sarà tutto lo spazio per fare le U, i 1200, i 2,4 e anche il convertitore a 70 mega per campionare 30 mega di banda in HF, in up conversion. Ed eccoci alla prova col finale vero e proprio. Siamo sempre con il nostro Lime SDR col primo stadio driver in 2 metri. Andremo a leggere la potenza su un wattmetro da 100 watt, pilotaggio con SDR console e andremo a pilotare il famoso amplificatore MRF101 che vedete qua per i 2 metri alimentato a 50 volt. Quindi adesso utilizzando il tasto trasmissione andremo in trasmissione e andremo a leggere la potenza. Hola, 100 watt, sentite l'eco perché ho in ascolto un altro ricevitore, un Eecom. Hola, 100 watt di pilotaggio. E qui sentite la voce, ovviamente c'è un tentativo di innesco, però direi che la qualità c'è tutta e soprattutto anche la dinamica. Oh, la 1, 2, 3, 4.